Possiamo nuovamente tornare all'albero e, molto probabilmente, andare in un'altra dimensione. Se c'è la possibilità di scegliere, andrei prima dagli angeli. Però, secondo me, sceglierà direttamente il gioco e mi farà andare dagli angeli e poi di sotto. Attraverso il portale dell'angelo. Lo sapevo, santo cielo. Non così in fretta, cavaliere. Sentiamo. Mi stai seguendo. Ma va? Anch'io. Io resterò qui, vicino all'albero. Nel caso avessi bisogno di me. Anch'io, che cacchio vuol dire, scusami? Polvere non cerca solo cadaveri, cavaliere. Seguilo e troverai la chiave. Sentiamo. Non può essere così semplice, padre Corvo. Forse hai ragione, morte. Il futuro è un segreto che nemmeno io posso tenere. Ovviamente. E allora andiamo a vedere cosa gli angeli hanno per noi. Albero della vita. Si prosegue da questa parte. E invece di qua cos'è che c'era? C'era un altro portale, non lo so. Probabilmente apparirà se ci sarà. Qui c'era la porta. Ah sì, è come avevo detto l'altra volta. Di qua ci sono le figure angeliche e di là ci sono le figure dei demoni. Ma scusami, se ritocco la porta invece che succede? Ah certo. E certo, ecco perché l'altra volta avevo detto che mi sembrava strana la porta. Perché giustamente queste sono le entrate dei due pezzi di chiave. Ah. Ammetto di non averlo collegato effettivamente. D'accordo allora. Verso la luce perduta. Albero della vita. Città dei morti completata. E la madonna, quanti soldi. 11.000, mica male. Non riconosco questo luogo. Dove mi hai portato? Questo luogo si chiama Luce Perduta. È un avamposto, molto oltre le porte del paradiso. Ed è qui che gli angeli hanno nascosto la chiave del Pozzo delle Anime. Perché okay. Qui? Perché non nella Città Bianca? Alcuni angeli troppo pericolosa. La chiave a loro vantaggio. Quindi è stata nascosta qui per proteggerla dalle loro macchinazioni. Ovviamente. O così speravano. E i Nefli? Il pozzo esercita il suo potere su ogni forma di vita? Esatto, anche se sospetto che tu voglia sapere ben altro. Forza, cavaliere. Anche sui Nefli? I quattro non hanno mai saputo del pozzo. Perché? Per paura di ciò che avreste potuto fare sapendo della sua esistenza. Ai Nefilim non poteva essere permesso di devastare oltre il creato. Dovevano restare morti. Quindi il pozzo può riportarli indietro. Questo è il punto. Sì, il pozzo è la fonte di ogni forma di vita, di angeli, demoni, uomini, persino Nephilim. Ok. Le loro spade hanno portato il caos. E da esso è nata la corruzione. Hai fatto bene a distruggerli. Beh, ok, in realtà nì, perché a quanto pare è nostro fratello che gestisce la corruzione, quindi sembra che se l'avessimo lasciato in vita forse, chissà, magari niente corruzione. Ricorda un po' l'Eden in questa parte. Certo che i regni angelici sono sempre tutti molto simili tra di loro. Ah no, pensavo ci fosse un nemico. Stavo già per dire la frase... Che strano che nel mondo degli angeli ci siano creature corrotte. Sarebbe anche strano il contrario in realtà, che non ci sia proprio nessuno. Qua secondo me c'è Vulgrim e c'è un forziere. Vediamo. Soldi. Un oggetto verde, incredibile. Oh ma guarda, Vulgrim, ciao. Come fai a essere qui nel regno degli angeli, scusami? Comunque ecco te un capitolo del libro dei morti. Chiave d'osso, hai trovato una chiave d'osso. Portala con te nelle terre della forgia e usala per sbloccare i numerosi tesori della tomba. Ah, interessante. Ero quasi curioso di provare a prendere una scatola dorata piuttosto che questa qua da 50.000, che ormai abbiamo capito che ok, forse è più una fregatura che altro. Perché magari con 1001 talismano riusciamo a prendere magari un'arma che comunque ci riesce a potenziare la nostra. Ma non ora, non ora. Comunque è strano che Vulgrim abbia l'accesso a questo luogo. E ho visto dei fulmini qua io. Qualcosa si è mosso. Qualcosa si deve essere mosso. E c'è un altro forziere. Solo soldi. La madonna. Quando non voglio niente appa...
c'è di nuovo quella porta. Vediamo se mi bastano per salire di livello. Verde e blu, mi sa di no, eh. Vabbè, tieni. Uno e due. Ah, ecco chi è. E allora qualcuno si stava muovendo. Aspetta. Altre pagine e Vulgrim, altre chiavi. Esatto, ho visto il simbolo. Servono quattro chiavi per aprire questa porta. Wow, quindi dovrò fare un sacco di backtracking, perché sicuramente avrò perso delle pagine in giro. A meno che non ci siano più pagine per tutto il gioco. Allora lì magari c'è speranza. Quanto ci fai che quell'entità adesso appare e mi dice: cosa ci fai qui nelle terre degli angeli? Tra l'altro mi ero dimenticato di quello. Ecco fatto, grazie della pietra. Eh sì, 34, quando le prendo? Ora il cavallo sparisce? Strano, pensavo di sì. Il tempio di cristallo. I saggi di cristallo. Il cristallo di saggio. Angeli caduti? Sì, angeli corrotti addirittura. Puff. Con quale animazione però me lo dici? Ok, ho capito. Tieni. Ma mi hanno corrotto. Ok. Andariel? No. È un angelo? Non lo so. Per l'occhio di Abaddon, sei tu. Chi è? Da me, presto. Chi sei, scusami? Cavaliere! Allora, prima di tutto, ecco fatto. Becca di questo. Madonna mia, che finale incredibile. Inginocchiati di fronte a noi. Ma stai zitto, inginocchiati davanti a sto capo. Cretino. Aspetta, presa. Benvenuto a luce perduta, cavaliere. Da guerriero a guerriero. Conosco? Sono esatto. Nathaniel. Ho combattuto al tuo fianco alle porte dell'Eden. Sarei morto se non fosse stato per le tue lame. Ma non mi turba che tu non ti ricordi di me. Quel giorno pensavi solo a uccidere i Nephilim. Sei della guardia degli inferi. Lo ero. Ma ora veglio sulla luce e sull'Arconte. Li troverai entrambi nel Tempio di Cristallo. Ma qualcosa mi dice che non sei qui per ammirare il fulgore del mio padrone. No. Da cosa lo hai capito? Vediamo cos'ha da commerciare. Ho deciso. C'è qualcos'altro che potrei venderti. Vabbè, grazie. Peccato che siano tutte robe inutili. Mi chiedo se ci sia qualcuno che vende effettivamente magari robe possedute, ma ne dubito altamente. La chiave, che cosa ne sai? Sto cercando una chiave. Immagino che non sia una chiave qualunque. In tal caso, devi consultare l'Arconte. Ovviamente. Vede molto dalla sommità del tempio. Ovvero? Che posto è questo? È un avamposto. Lo chiamiamo Luce Perduta, per ricordarci della città bianca. Bene. Qui siamo più vicini alle tenebre. L'Arconte? E chi è questo Arconte? Lucien è a capo dello Scriptorium. Gli angeli che annotano tutto ciò che vede quando scruta nelle ombre. La cittadella d'Avorio conserva le loro annotazioni. È un archivio vasto oltre ogni immaginazione. Dov'è questa cittadella? È persa nella nebbia. Prega che i tuoi affari non ti spingano mai laggiù. Ottimo. Ho altro di cui occuparmi? L'Arconte è da quella parte, cavaliere.
Forse ho altri impegni. Se questi impegni ti portano verso il regno dei morti, serviresti la luce consegnando questa pergamena. Bene. Grazie, la darò a qualcuno. E quali impegni hai in quella landa di cadaveri? Cerco un vecchio amico, un'anima perduta. Non c'è posto migliore dove cercarlo. Porta quella pergamena alla corte dei non morti, affinché possano rispondere alla mia domanda. Beh, volendo, posso portargliela. Trova colui che sorveglia il trono. Lui ti darà... Grazie al cancelliere. E tra l'altro, scusami un secondo, mentre parlavamo con lui ho intravisto un cristallo. Eccolo là. Ecco fatto. Quasi quasi torno al regno dei morti prima. Questo era una reliquia, perfetto. Quello è un forziere invece, ottimo. E tra l'altro non è segnato. Perché adesso i forzieri non sono più segnati? Che strano. Beh, abbiamo ottenuto della roba blu. Mica male. Sono dei guanti che ci aumentano i danni da colpo critico. La forza, ci tolgono il denaro, però aumentano la difesa. Vabbè, meglio che nulla, dai. È un peccato per i soldi che troviamo, però... Ascolta. Ho una lettera per te, amico. Morte. È sempre un tale piacere. Sì, sì, come no. Corto, prima di fare qualcosa di cui potrei pentirmi. L'anima che cerchi non è mai passata da questa corte. Ah, sì? Certo. Oh, sì. Avrei gradito ricevere nel nostro regno un'anima di tale grandezza. Non riconosco il nome sulla pergamena. È più antico dei Nephilim. E appartiene a una persona che conosci bene. Ma, ahimè, ora porta un altro nome. Illuminami. E dov'è il piacere in questo? Che stronzo, ciò? Madonna mia! È un peccato che tu sia così irascibile. Potremmo fare molto l'uno per l'altro. E per una considerevole ricompensa. Va bene, che cosa vuoi in cambio? Devi solo indagare sulle voci che si diffondono ancora oggi nelle pianure dei morti. Si parla di un antichissimo labirinto che sottrae anime ignare al nostro temuto signore. Parli del labirinto dell'arbitro? Non si tratta solo di labirinti. L'arbitro delle anime è un nemico del trono che si riteneva fosse stato sconfitto. Prima che sparisse, ha sottratto qualcosa di cui il re vuole entrare in possesso. Di certo si troverà nel labirinto. Trova l'arbitro delle anime e riporta qui il suo bottino. Ok, la preda del cancelliere. Tieni, ho un'altra reliquia per te. Chiama entrambi. Ecco te una reliquia. Grazie dell'oro. Ed ecco qua l'altra reliquia. Punti energia e colla rassegnata, grazie. Sì. Raggiungi il labirinto dell'arbitro delle anime. Sembra una missione abbastanza importante. Nonostante sia secondaria, credo che potrebbe darci qualcosa di utile.